io sono abbastanza pensiva, come appunto detto una delle principi di quando si chiama Juliet, e vi racconterò brevemente come lavoro, cosa faccio, chi sono. Allora, io nasco da una famiglia di artisti e questa sicuramente è una cosa che ho intuito nella mia formazione. Mia madre è scenografa, interior designer, un'artista molto, molto poliedrica, e che fin da piccola mi ha sempre portato con sé varie cose d'arte, a studiare architettura, del colore, delle forme, e questo sicuramente è una cosa che fa parte di me da sempre. Nonostante questo, la mia formazione è del tutto anomala, in quanto io prendo studi legali, mancano 4 esami alla giurisprudenza che non farò probabilmente mai, ormai da più di 10 anni, e non ho fatto nessun tipo di accademia di moda e nulla del genere. Il mio approccio alla moda è stato abbastanza casuale, nel senso che è stato praticamente un gioco. Avevo una compagna di università che mi prestava sempre una donna che mi piaceva molto, e dopo mille volte che la chiesi in prestito sono andata in un negozio di stoffa, ho preso un pezzo di stoffa e mi sono detta non è sicuramente impossibile. E da lì, con anche filo, forbice alla mano, ho tagliato la mia prima donna, che tuttora ho, che non ha nulla di creativo, chiaramente era una coppia, ma che è stato l'inizio di un gioco che poi è diventato la mia vita professionale, praticamente. Da lì sono passati qualche anno, ho fatto la mia prima sfilata che è stata nell'anno 2000, quindi 10 anni fa ormai, in cui questo gioco, che è cominciato a farsi strada, cominciato ad avere un certo riscontro da parte del pubblico, si è ufficializzato nel cominciare ad avere delle clienti, quindi un approccio mio assolutamente atipico, vogliamo dire, un approccio pratico, un approccio che ha avuto come primo scontro il pubblico di tutti i giorni, cioè le donne da vestire e non i negozi con cui interagire. Nella mia carriera ho fatto 1000 sfilate, 1000 eventi, partecipazioni, serate, tutte cose che hanno creato sicuramente esperienza, che mi hanno fatto un curriculum con cui poter accedere a delle cose anche importanti. Ho lavorato a fianco a personaggi di spettacolo come Dolce Nera, che ho vestito per Sanremo, non l'ultimo chiaramente, che l'ho vestita a Cavalli, quindi dopo di me è passata a Cavalli, possiamo dire che è stato un bel inizio. Marisa Bertazzi, attrice e presentatrice di Sky, anche lei che si è andata da molti anni. Ho creato una collezione per Mario Borsato, che è stato uno dei marchi storici degli anni 70, adesso desueto, nel senso che non produce più. Ho lavorato anche come capo produzione per gli uffici di Zara, quindi quel gruppo Inditex di cui seguivo il lato denim. Tutte questo tipo di esperienze hanno fatto in modo che io arrivassi a una formazione personale, per quanto atipica, abbastanza ferma. Nonostante questo, c'è stato il mio approccio è sempre stato principalmente riguardo la donna, come dicevo prima, di tutti i giorni, non un approccio quello che sono i negozi, quello che è il lato della materia. La mia visione della donna, che sicuramente è il motivo che ogni designer ha in mente nel momento in cui si pone il suo lavoro, la mia visione della donna è sicuramente una donna pratica, una donna che vive tutti i giorni, e non è l'abito per questa donna non è un disegno assolutamente. L'abito è una cosa che va indossata, l'abito non è importante che sia bello quando lo vedi, ma è importante che sia bello quando è indossato. Faccio questa premessa che può sembrare un po' stupida per il fatto che il marketing delle aziende che lavorano alla moda a livello più grosso del mio, chiaramente, sono molto influenzate da questo discorso. Un abito, lo sappiamo tutti, entriamo in un negozio e vediamo degli abiti, su 100 abiti che vediamo, forse 10 abiti li proveremo. Questo vuol dire che c'è una scelta da parte nostra che non è dettata da quello che vediamo addosso a noi, ma da quello che vediamo appeso nei manichini. Ulteriore premessa, sempre per dire cosa, questo è un mio abito. Ve lo faccio vedere appositamente così e non su un manichino, perché è come lo vedreste in un negozio, appeso su uno stendino. Questo non è un abito che
nessuno di voi sarebbe invogliato a provare. Questo abito è lo stesso abito che io ho addosso. Può piacervi o non piacervi, ma indubbiamente non potete mettere in dubbio che abbia una vestibilità molto bella, una vestibilità che dona molto alla figura femminile. Questo cosa vuol dire? Nel momento in cui un designer si approccia con un negozio, deve trovare una persona che sia motivata a vendere queste cose, perché in una rete di vendita normale questo non succede. Il designer di un marchio, che può essere per esempio quello Zara per cui ho lavorato, deve pensare a un abito che sia bello da solo, deve essere bello nel momento in cui viene visto appeso, perché così la persona lo proverà e nel momento in cui lo prova c'è un'ampia possibilità che quell'abito venga venduto. Quindi, tornando al discorso che facevo prima, io con la mia formazione personale, io con il mio tipo di prodotto, ho sempre avuto per 10 anni un buon rispetto da parte dell'utente finale, perché comunque con le mie clienti che vengono nel mio studio, che riescono a vedere le mie cose, a provarle, sono convinto del mio prodotto, non lo stesso posso dire per quello che riguarda una rete di visita. In questo rientriamo in quello che è il discorso che sta alla base di questi giorni di meeting, cioè l'uso del web, l'uso della tecnologia 2.0 nell'ambito della moda. Infatti per me il web è stata la risposta a questo tipo di problematica che avevo. E tecnologia 2.0 cosa vuol dire? Beh, ovviamente internet nasce come siti internet, i siti internet sono fondamentali, ma non è questo quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, perché un sito internet, in fin dei conti, è un catalogo. Finché non abbiamo qualcuno a cui mostrarlo, non ha utilità di diffusione. Questa cosa invece viene fatta dai social network, quindi i social network ci danno la possibilità di accedere a un pubblico, sia gli utenti finali, però anche gli addetti ai lavori, perché nei social network noi entriamo in contatto con ogni tipologia di persona e tra queste persone ci sono anche addetti ai lavori che possono essere retailer, piuttosto che giornalisti di moda, piuttosto che gente comunque che lavora in questo campo, con cui tu puoi stabilire un rapporto personale, un rapporto che ti permette, nel momento in cui andrai a conoscerlo, a mostrargli le tue cose, di avere già un rapporto pregresso e quindi una specie di fiducia. Non vai a bussare una porta sconosciuta, vai a bussare una persona, in certo senso possiamo dire che sei un amico. Questa cosa è fondamentale perché tutte le aziende del settore usano ormai social network, però mentre le aziende grandi si focalizzano sul creare un rapporto diretto con l'utente finale, quindi essere in grado di saltare il retail, perché in questo modo c'è un margine maggiore da parte dell'azienda e un prezzo migliore, più allettante per l'utente finale. Nel nostro caso quello che è importante invece è proprio trovare l'utente retailer, quindi finalizzato non alla vendita online ma a stabilire dei contatti. Quindi per questo motivo appunto sicuramente un sito internet è importante, io il mio sito internet che chiaramente è patrizialesito.com, mi trovate sui social network con cui lavoro perché per quello che abbiamo detto prima, e poi l'altro lato sono i blog che sono questo nuovo strumento che permette di avere l'ampiezza di visibilità di un sito internet, perché chiaramente potete mostrare tutto quello che volete mettere, una galleria di immagini infinita, e dall'altra parte anche la immediatità di un social network, quindi riesce a combinare le due cose. Nel mio caso specifico io uso il blog perché lo stile rispetto a una creazione è spesso più importante, mi spiego meglio. Un abito è molto bello visto in una foto, può essere molto bello visto su una passerella, è molto più bello vederlo su una persona che viene fotografata nella presa tutti i giorni, già con gli abbinamenti giusti, quindi col cappotto, con la scarpa, con la borsa. E quindi questo spesso è un biglietto da visita sia per l'utente finale che per il retailer molto più convincente. A questo punto diciamo che dopo aver avuto la mia esperienza a livello lavorativo, aver trovato il metodo con cui entrare nel mercato, bisogna capire come entrare nel mercato, nel senso che sappiamo benissimo che le aziende di moda sono in crisi, non solo per la crisi globale che c'è ultimamente, ma da ben prima è un settore che sicuramente ha avuto delle grosse difficoltà. Quindi le scelte sono due: mettersi in mano a una produzione classica, come sappiamo, dei prezzi altissimi, perché bisogna affrontare delle produzioni che hanno delle necessità
città, vuol dire acquistare delle stoffe, acquistarle in determinati quantitativi minimi e oltretutto con un anticipo sui tempi notevole, che chiaramente avvenuto 2 stagioni precedentemente al momento in cui verranno confezionati i capi. Bisogna creare un campionario e bisogna scontrarsi con delle aziende manifatturiere che hanno dei tempi e hanno anche dei quantitativi minimi. Quindi una cosa molto complessa. Parallelamente a questo c'è un nuovo trend in tutto il mercato della moda che è l'unicità. Unicità per i grandi marchi cosa vuol dire? Fare dei pezzi limitati, perché chiaramente fare di un articolo pezzi limitati, questo lo rende più appetibile per il pubblico, si alza il loro costo di produzione perché la catena produttiva, il costo della catena produttiva viene spalmato su meno esemplari, quindi per loro è un impegno più gravoso. Per quello che possono essere attacchi della mia, invece, usare l'unicità può essere un'arma, nel senso, sfruttare il trend che c'è, appunto dell'unicità, e lavorare con quello che per noi è più facile, cioè la creatività, una risorsa che per noi è infinita, nel senso che chiaramente ci basiamo sul nostro modo di vedere, di lavorare, e la nostra testa, speriamo che ci assista e ci dia sempre spunti. Usando questa continua creatività, appunto, io ho scelto di lavorare sul pezzo unico. Cosa vuol dire lavorare sul pezzo unico? Sicuramente non stiamo parlando di opere d'arte, quindi un pezzo unico non è una cosa che viene creata una volta, un esemplare unico in quel colore, in quel modello e uno forever, cioè non stiamo parlando di alta moda. Unicità intesa nel fatto che ogni singolo pezzo che viene prodotto si differenzia dall'altro per stoffa, per colore, per un piccolo dettaglio. Quindi lavorare in questo modo mi permette di poter offrire al mercato un prodotto che non c'è, perché comunque un negoziante che si trova a poter fornire al cliente finale un pezzo unico ai prezzi di un pezzo di produzione è sicuramente una cosa appetibile. Dall'altro lato permette a me di poter sfruttare anche a livello pratico dei vantaggi di non dover comprare quantitativi di stoffa esagerati, poter magari sfruttare anche determinati tipi di tessuti già pronti e poi il fatto comunque di poter offrire al negozio dei prodotti in stagione, quindi non obbligare il negoziante a fare degli acquisti in periodi assolutamente non coerenti con quello che è il clima atmosferico esterno, fare degli acquisti a settembre per quello che sarà la stagione primaverile prossima, ormai è una cosa che non è più fattibile e non piace nemmeno ai commercianti, perché chiaramente le stagioni sappiamo come vanno, ma giusto per fare un esempio, l'anno scorso il freddo è arrivato a dicembre con le svette che cominciano a gennaio e chi ha fatto gli acquisti in anticipo si è trovato assolutamente spiazzato. Quindi che dire, io con questo modo di lavorare volevo solo presentarvi quella che è stata la mia esperienza, ho una rete di 20 negozi distribuiti per l'Italia. Questo è potuto succedere grazie alla scelta del social network e alla scelta di lavorare per pezzo unico. L'ulteriore vantaggio di lavorare in questo modo è poter evitare di avere una figura professionale che mi puli le vendite, perché chiaramente potendo lavorare con il social network in qualsiasi momento, grazie a tecnologie tipo l'iPhone banalmente o altre cose simili, io posso in qualsiasi momento seguire per tenere un contatto, stabilire un appuntamento e evitare un ulteriore costo che è appunto quello di un venditore. Questo è tutto.